Oggi siamo qui per presentarvi l'ultima motorizzazione che è stata lanciata sulla famiglia Punto Evo, è la versione Punto Evo Eco, che si distingue all'interno della gamma Punto perché è oggi la motorizzazione più ecologica che abbiamo in gamma. Questo motore si basa sulla ultima tecnologia multijet di seconda generazione, con un propulsore a turbina a geometria variabile che è in grado di emettere 85 cavalli di potenza massima ed emettere soltanto 95 grammi di CO2, permettendo alla vettura di classificarsi per raggiungere i migliori e i maggiori incentivi governativi presenti nei mercati che oggi hanno una grande attenzione al rispetto dell'ambiente. Uno tra questi mercati è appunto la Francia, ed è per questo che oggi la stiamo presentando in prima assoluta francese su questo mercato, dove la vettura, proprio per le sue doti di grande rispetto ambientale, riceverà dal governo un incentivo di ben 1000 euro. L'auto nella sua forma rispecchia esattamente i contenuti della versione oggi più venduta in Europa, che è appunto la versione Dynamic, che è una vettura che, come potete vedere, ha delle finiture interne eccellenti, con una scelta di materiali estremamente piacevoli al tatto. Tutte le aree relative alla console di guida sono state studiate per garantire una massima ergonomia e un piacere di guida completo, che va dall'esperienza visiva, dalla disponibilità di tutti quanti i comandi a portata di mano. Basti pensare che la leva del cambio è a meno di un palmo di distanza dal volante. Questo è un fattore molto importante per garantire la massima attenzione nella guida e di staccare le mani dal volante per periodi molto brevi, soprattutto per spazi molto ridotti. Come dicevo, gli interni sono quelli di una versione Dynamic ed in più questa vettura si arricchisce di una serie di ulteriori elementi sia stilistici che tecnici che la trasformano in una vera e propria leader in termini di emissioni ridotte. La vettura ha infatti l'adozione di un fondo piatto con una studiata appositamente per migliorare ancora di più la resistenza alla penetrazione nell'aria, l'adozione di minigonne sui lati della vettura per anch'essa migliorare l'aerodinamicità della vettura e quindi ridurne gli attriti, l'adozione di pneumatici a basso attrito di rotolamento che però non vanno a intaccare quella che è l'estetica di una vettura, e quindi non si tratta di pneumatici di piccole dimensioni ma bensì montati su cerchi da 15 pollici che possono alloggiare anche cerchi in lega, come la vettura che vedete oggi qui con me.